Cicloturiste e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Dunque, l'avete già visto magari in qualche post, in qualche storia, ma abbiamo come ospite stasera un ospite davvero particolare che è Marco. Marco Manila, se vuoi. Marco Manila. In realtà il nome vero sarebbe Marco Pasqualini, ma detto perché Marco. Ci sarebbe tutta una storia che non svegliamo, perché lasciamo svelare magari a Marco dopo. Ma beh, Marco sta facendo un viaggio adesso, nel momento in cui lo sto intervistando, davvero pazzesco, perché lui sta viaggiando con una cargo bike completamente carica, pesante, super divertente da guidare, anche io l'ho provata, e sta viaggiando in tutte le 20 regioni e 20 capoluoghi di regione del nostro bellissimo paese. Perfetto. Quindi adesso andremo a fargli qualche domanda. Prima di iniziare vi ricordo che trovate in descrizione i social sia miei che di Marco, quindi andateci a dare un'occhiata, e trovate la versione podcast di questa intervista sul mio canale Spotify. In realtà, se invece la state ascoltando da Spotify, trovate la versione video su YouTube, ma vabbè, non cianciamo le bande, perché comunque Marco è a fine giornata. No, però ancora sono carico, ho del margine, quindi vai tranquillo. Merito del limoncello. Anche perché bravo, mi hai dato una bella carica di carbonara, vino e limoncello, io l'ho steso questo. Cioè, o muori oppure diventi un supereroe, insomma, in qualche modo. Diciamo, benvenuto a casa mia. Ok. Marco oggi non ha fatto tanti chilometri, ma fino adesso quanti chilometri hai fatto? Guarda, il dashboard della bicicletta mi dice che sono circa 1100 e rotti, adesso di preciso non mi ricordo perché l'ho guardato stamattina. Però... partendo da casa tua. Sì, esattamente, da Bellaria e Giavarina, in provincia di Rimini. Saluto anche i miei concittadini che mi seguono in una maniera, guarda, con una passione che non credevo avessero. Però un viaggio così comunque cioè piace, attira. Sì. E appunto è appena partito, è questo bello. In realtà sono all'11° giorno, ma secondo me alcuni scommettevano che non avrei fatto più di due tappe, capito? Per questo che mi stanno seguendo. Sono lì un po' come li vedo un po' infatti parte, uno dei video che ha fatto più successo in assoluto è quello dove ho rotto la bicicletta il secondo giorno, come al solito ha fatto un boom di ascolti, insomma, che gli altri video dove tutto è molto bello, molto curato. Beh, però Marco, un po' ci sta questa roba qua, perché comunque tu stai viaggiando, come ben detto prima, con una bici molto particolare, nel senso, io che viaggio in scatto fisso mi reputo strano, certo. Ma di gente che viaggia in questi anni ne ho conosciuta di tutti i tipi, certo. Tu sei il primo che viaggia con una cargo bike molto particolare. Sì, un po' atipica, assolutamente. Ho intervistato un'altra ragazza che tra l'altro in questo preciso momento sta viaggiando anche lei per l'Italia con una cargo bike, raccogliendo la spazzatura, intervista in descrizione, ma non aveva la tua cargo bike. Ok. È una cargo bike che io non ho mai visto. Sì. Dici innanzitutto chi l'ha fatta, magari qualche specifica tecnica, certo, se te la ricordi, sì. E perché hai scelto quella cargo bike? Ma dunque, la bicicletta intanto è una Vale prodotta da Rinaldi Telai, il sito è rinalditelai.it, guardatelo perché Daniele Rinaldi è praticamente un ingegnere che ha delle idee in testa veramente formidabili. Non fa solamente questa bicicletta, che è già straordinaria di suo, ma anche tutta una serie di altre tipologie un po' più classiche, magari proprio da cargo bike per portare pacchi, certo, in città, ma ha anche delle idee di micromobilità per la città che addirittura non prevedono neanche l'uso dei pedali, quindi proprio delle sorte di macchinette però molto minimali, che vi invito ad andare a vedere sul canale Facebook di Rinaldi Telai, perché descriverle così a parole non sarebbe, insomma. Infatti, voi adesso, a meno che non state ascoltando il podcast su Spotify, state vedendo le immagini che sto mettendo qua davanti e vedete una geometria veramente molto particolare. Certo, sì. Questa bici è in qualche modo unica, Marco, o è unica? Secondo me è unica, nel senso non è un prototipo, non unico, perché unico, comunque, certo, viene venduta al pubblico da diversi mesi, e ne ha vendute diverse, non conosco i dati, ma so che ce ne sono diverse in giro per l'Italia, e però è unica proprio per il fatto che davanti ha due ruote e non fisse, ma che si muovono, adesso non so descrivere tecnicamente come si chiama. Avete presente la Bat mobile? Cioè, è la moto che esce dai film di Nolan, è uguale, identica. E riesce praticamente con le ruote a basculare e girare da una parte all'altra, è un tramite un po' la connessione diretta con il telaio, quindi non c'è una serie sterzo, ma il telaio è direttamente collegato alle ruote, che già di per sé questa cosa è incredibile. E tra l'altro io la provavo prima
non è molto maneggevole, ma quando girate è una goduria sì, assurda. Sì, anche perché può contare sul fatto appunto di avere due ruote, tra l'altro quelle che monto io sono delle Schwalbe abbastanza tonde, non tassellate, quindi comunque il feeling è molto buono perché il contatto a terra intanto è doppio, poi il profilo è abbastanza largo, quindi anche affrontando discese con dei bei curvoni hai sempre un appoggio che non ha veramente eguali. Cioè, se tu vai anche un po' troppo veloce con quella bici lì, la prima cosa che senti magari è un po' di sottosterzo, cosa che per una bicicletta è abbastanza tipico. Cioè, una bicicletta se vai troppo forte in curva, prende sotto e parti. Sì, c'è rischio. In quel caso lì ti puoi permettere di usare un po' di più. Quindi, questo perché comunque la bicicletta è studiata soprattutto per una maggiore sicurezza, una maggiore stabilità e una migliore frenata anche, perché abbiamo due freni a disco davanti, uno dietro. Sì. Quando freni con tutti e tre è veramente ho potente, provato ed è incredibile. Tanto avete sentito prima un po' di terminologia tecnica, perché comunque Marco è abbastanza un novizio nel mondo dei viaggi in bicicletta e della bicicletta puoi dirlo, in generale. Puoi dirlo. Ma guarda, anche come ciclista io non sono un granché, sono proprio una pippa, ve lo dico tranquillamente. Perché lui è abituato di solito alle bici a motore, che sono le motociclette. No, sì, bravo, bravo, questo sicuramente sì sono appassionato di moto. Le bici a motore, e a proposito di motore, questa bici ha una batteria, quindi lavora elettrica, si sta ricaricando dalla parte opposta del mio balconcino. Esattamente, sta offrendo lui, paga Pietro stasera. Un accrocchio stranissimo, ma ti faccio una domanda proprio al volo. Vai. Viste le caratteristiche costruttive della bici, e visto che è una bici veramente unica, pensata più per la città, diciamo la verità, più che per il viaggio, secondo te senza l'alimentazione riusciresti a fare lo stesso viaggio? Beh, lo stesso viaggio, magari risparmiando un po' sul bagaglio, sì, perché comunque la bicicletta di suo ovviamente pesa più di una bici normale, perché è lunga comunque credo circa 40 cm in più di una bici normale. Bella lunga. Esatto, poi ha una sorta di doppio telaio, cioè non solo un tubolare centrale come le bici normali, ma è tutto sdoppiato. In più c'è il sistema che gestisce e sorregge le due ruote anteriori, che comunque ha un certo peso. Quindi esiste anche la versione muscolare della Vale, il nome della bicicletta è questo, che però insomma è un po' cioè necessita di gambe buone e una bella preparazione insomma. Nel mio caso, andando ad affrontare un viaggio di qualcosa come 45-50 giorni, Daniele stesso, Rinaldi intendo, mi ha consigliato vivamente di prendere la versione assistita, a pedalata assistita, insomma. Dai. Che tra l'altro è una bomba, ragazzi. E mi dicevi, tra l'altro, prima, infatti ero curioso di questo, cioè viaggio e bici elettrica, la prima cosa che io penso è il range. Esatto. Tu mi dicevi che non è stato un problema. No, io infatti ero un po' preoccupato perché la bicicletta, per motivi di scelte proprio del costruttore, ha una batteria abbastanza importante da 670 watt per ora. Però è stata, diciamo, nascosta sotto il pianale tra il telaio. Sembra che non c'è. Sembra che non c'è. Ecco, questo è molto bello esteticamente, però dal mio punto di vista era un problema. Nel senso che quando magari a mezzogiorno mi voglio fermare a mangiare un panino, sai, se ho una batteria estraibile posso dire mi fai un panino con la mortadella e mi carichi la batteria, mentre in quel caso gli devo passare proprio la bike intera e tu hai visto che insomma non è proprio agevolissimo, o comunque ci vuole una presa di corrente nelle vicinanze di dove ecco perché la prolunga insomma. Però ero un po' preoccupato appunto per la durata di questa batteria, ma devo dire che il motorino, che è un Bafang da 250 watt, è molto parco, cioè o funziona molto bene il sistema, è tarato in maniera molto economica, vogliamo dire così, cioè risparmia molto l'energia, oppure io ho le gambe buone, non lo so, o una combinazione delle due cose. Però io mi sono trovato a fare, guarda, il record assoluto di questi giorni per esempio è stato 173 km in un giorno solo, ok, di pianura, quindi magari lo sforzo del motore è stato relativamente basso, però è un chilometraggio molto lungo. E io sono arrivato alla fine tappa con oltre il 40% ancora di batteria residua, quindi voglio dire, è vero che uso un livello di assistenza molto basso, cioè si può settare da 1 a 5, io uso solamente 2 perché mi basta, perché comunque lo senti che in accelerazione ti aiuta, sì, e poi ti molla perché la tieni tu alla velocità di crociera. Anche perché poi io l'ho provata quando sei arrivato, l'ho messa al massimo. Ah, ecco, sai che non l'ho mai fatto? È un ghepardo, che scatta. Il Bafang è bello cattivo, è bello cattivo. Sì, ma è incredibile. Se gli dai la corrente lui va. Quindi,
complimenti per la scelta della bici, perché innanzitutto è unica, è molto divertente, e poi appunto, come ti dicevo, io non ho mai visto nessuno, non ho la pretesa di aver visto già tutto nella vita, no, certo. Però qualcuno che viaggia così, c'erano anche i vicini che facevano le foto per dire, perché nessuno aveva a casa mai sua visto. Che lui c'ha le bici più strane che dietro. Appunto, quello fa, cioè lo sanno che sono strano, sì, eppure sì, facevano sì, le foto. Ma io ho scelto questa bici per un motivo ben preciso, ti anticipo. Vai. Per farla io. Perché... Si vede che è youtuber. No, che youtuber, io sono... Già che guardi la telecamera, però mi piace un sacco. Io sono solo un appassionato, insomma, di video, mi diverto a montarli, quindi quello faccio, anche perché mi rimarranno, come ricordo, negli anni futuri, quando stavo per dire, quando non avrò i capelli, no, quello è già adesso, scusami, quando avrò la mosca bianca, possiamo dirla questa, okay, ecco, sì, sì, e andrò a vedere i miei vecchi video fatti su YouTube a casa di Pietro Francese. Mi divertirò un sacco, capito? E se riguarderò quelli dei miei viaggi, sarà per me un'emozione, capito? Cioè rivivere un'emozione che ho già vissuto. Quindi. Perché era una cosa che non avevi mai fatto. Esatto. E hai deciso di farla appunto per, come vediamo bene dalla tua maglietta, sostenere la protezione civile. Esattamente, In particolare spiegaci un po' meglio la tua iniziativa e soprattutto come possiamo sostenerlo. Sì, sì, sì. Dunque, innanzitutto io giro l'Italia in primis per stimolare le persone, sensibilizzare le persone verso l'attività del volontariato, in particolare verso quello della protezione civile che, come abbiamo visto questo inverno durante l'emergenza Covid, è stata di fondamentale importanza per sostenere le persone con le varie attività che hanno fatto. Adesso non conosco la situazione a Milano, però noi a Bellaria e Giamarina abbiamo aiutato le persone portando il cibo, consegnando computer donati da aziende che magari esattamente li davano per le scuole e tante altre attività che insomma adesso non sto a elencare per non annoiare insomma. E quindi incontrando questo ambiente così favorevole della protezione civile, insomma, mi è venuto in mente che io avevo nel cassetto un vecchio sogno, cioè appunto girare l'Italia. Okay. Questo derivava più che altro dal fatto che io 2 anni fa, link in descrizione però nel mio canale, sì, giusto? Scusate, ho fatto la mia prima esperienza da cicloturista, che è stato un coast to coast inventato da me, tutto italiano, cioè partendo da Bellaria e Giamarina, diciamo Rimini se vogliamo, sono arrivato a Viareggio, quindi ho fatto il bagno nel mare Adriatico e poi nell'altro. Hai cambiato sponda. Diciamo che ho fatto il salto della sponda, sì. Sì, insomma, che non è molto bello, però insomma come idea la rende assolutamente. Okay. Ecco, in quell'occasione io ho scoperto che la bicicletta per me è passione, ma non nel senso del giro giornaliero di 60 km messo a testa bassa a mo' di record. Io preferisco vedere, visitare, viaggiare, ecco, questa è la parola giusta. Certo. Da lì ho pensato, ma perché non fare una cosa più ampia, di più giorni? Mi sono accorto di essere arrivato a 45 anni. Si è sentito, no, vero? Sì, no. Va bene. 45 un effetto, anni, un beat. Ok. E di non aver mai visto in realtà l'Italia. Cioè, noi viviamo in un paese, ragazzi, che è invaso dai turisti perché è stupendo e magari spesso prendiamo un aereo per fare 10.000 km e spendere 2.000 euro in un posto, sì, sicuramente molto bello, ma che potrebbe sicuramente avere la sua, come dire, controparte anche forse qua più bella Italia. Qua in Italia. Certo. Quindi ho unito più cose, cioè la mia voglia di viaggiare, la protezione civile e la bicicletta. E l'ho messa insieme in questo progetto, che non abbiamo ancora detto, ma si chiama Pedalando per l'Italia. Scritto qua in sovraimpressione. Esattamente. E appunto in questo progetto io girerò l'Italia passando per le 20 regioni, in particolare per i 20 capoluoghi di regione. Questo mi obbliga a farle tutte in maniera proprio geografica e palese, diciamo così. E nel farlo appunto sensibilizzerò le persone verso la protezione civile e a fare volontariato, lo ripeto perché è importante, e non chiederò denaro perché non posso farlo in strada io, ma sotto i miei video, sotto le mie foto che pubblicherò sui miei profili sia Facebook che Instagram che YouTube, troverete tutte le modalità per poter fare una donazione. La donazione, lo dico per trasparenza, inizialmente coprirà le spese dell'avventura, e coperte le spese
tutto il rimanente andrà alla protezione civile. Lo dico perché è correttezza. Tra l'altro stasera ti ho ospitato io, quindi le spese già scendono. Hai fatto già una donazione, quindi la prima cosa che vi chiedo è se vedete sul mio profilo, visto che comunque c'è una traccia GPS che mi traccia giorno per giorno, reale, esatto, sì. Se vedete che sto arrivando verso di voi e vi va di fare una sorta di donazione senza spendere niente, offritemi ospitalità, perché come dice mio cugino Mauro, che l'altro giorno mi ha ospitato, Marco non sporca, non fa casino, è silenzioso, è simpatico, è carino, ospitatelo. Esatto, ospitatelo, cosa aspettate? E quindi andate a vedere soprattutto anche i video, vi consiglio, perché comunque hanno una qualità assurda e appunto, come dicevamo prima, adesso tagliamo anche perché tu devi finire di montare il video di oggi. Esattamente, sì, e lui, sì. Ragazzi, monta mentre sta viaggiando in bicicletta e monta ad una non mentre guido, qualità, eh? Non mentre guido, non mentre guido, no, quello sia mai, ma monta ad una qualità che cioè tanto di cappello, Marco, mi complimenti piacere, per questo. Mi fa piacere. E, beh, allora ci sarebbe sì. Tantissimo altro da dire, soprattutto anche magari sulla tua storia e esperienza di vita, ma questo magari lo lasciamo ai più curiosi, certo, che certo. Ti contatteranno, speriamo anche per sostenere l'iniziativa. Dopo devo fare tre ringraziamenti, ricordiamoci. Tre però ringraziamenti. Io voglio concludere con la domanda che faccio a tutti, e che magari te, che sei un po' meno esperto di cicloviaggi, okay, non sai darmi una risposta precisa, ma ti voglio fare questa domanda. Vediamo. Perché può essere utile a chi sta guardando. Senza rete, ragazzi, non lo so, non lo so. Vai. Chi sta guardando e magari vuole sapere un po' come organizzarsi per l'attrezzatura. Dimmi due cose che sono fondamentali nel tuo viaggio. Una deve costare meno di 100 euro e l'altra meno di un euro. Orca miseria, che domanda che sì. Hai fatto. Fondamentali. Non ti preoccupare, prendi tutto il tempo, tanto possiamo tagliare, siamo su YouTube, sì, è tutto finto. Certo, no? Ok. Ripeti? Meno di 100 e meno di un euro. Due cose fondamentali. Sì. Beh, fondamentali, guarda, sembra banale, però guarda, lo smartphone al giorno d'oggi, però questo rientra... nel... Beh, meno di 100 euro è difficile. No, ci stiamo dentro. Taglia, questa è da tagliare. Questa è da tagliare. Ok. Invece di ridere adesso. Va bene. Ci sei? Ci sono, dai. L'abbiamo trovata? Perfetto. Perché c'è stato qua un brainstorming, ma Marco adesso ci... Sì, no, perché ho tante cose e hanno tanti prezzi e anche tanti utilizzi più o meno vari, vasti, insomma, quindi ero in difficoltà a scegliere più che altro. Però volevo trovare la cosa originale, diciamo. Anche, perché sai, non è che posso dire, no? Però non sempre le cose originali poi sono quelle che sono fondamentali, invece anche a volte delle cose semplici... Sì. Possono cambiarti il viaggio, quindi dici tu le due che scegli. Certo. Sotto i 100? Ma guarda, sotto i 100 direi un power bank che ha la ricarica con i pannelli fotovoltaici, una sorta di libretto che tu puoi srotolare, e che tra l'altro è molto comodo sulla mia bici perché io ho la borsa da bikepacking dietro. Ah sì, lo agganci dietro? Lo poggio dietro, lo srotolo e quindi a 26.000 mAh, siccome io comunque tra foto e video, telefono, action cam, drone, ciò, un scarichi consumo fretta, abbastanza cioè. Non ci elevato. Ricarichi la bici, però esattamente, no, quello no, per fortuna, oddio, purtroppo, diciamo, purtroppo. Però quello è molto molto comodo, insomma, mi permette comunque di arrivare a fine giornata in tranquillità, poi costa anche molto meno di 100 euro, insomma, quindi... consigliatissimo, perché ce l'ho anch'io, è un po' pesantino, abbiamo scoperto però... che abbiamo lo stesso modello, sì, vado a prendere certo, il mio, così vediamo subito se è lui. Attenzione, c'hai un pannello in meno. Vince Marco. Hai capito? Io ce l'ho più lungo, ragazzi. Okay. Ok, va bene, d'accordo, questa è la taglia. Però no, raga, il power bank solare è un ottimo trick. Tra l'altro qua dietro vedo che è una luce di dimensioni generose, vergognose. Sì, infatti la uso anche quando vado in campeggio, insomma. E tra l'altro c'ho anche due lucine davanti che fanno dall'altra parte, scusami. Che fanno da faro anteriore, io a volte lo metto davanti quando magari faccio delle tappe un po' lunghe, arrivo di notte e questo mi illumina abbastanza, volendo fa anche... E voi non lo vedete, però là in fondo è tutto buio. Esattamente, lampeggia parecchio, quindi c'è anche la funzione anti zanzare, c'è una sorta di... nell'altro tasto. Link in descrizione per entrambi, ragazzi, perché... Perfetto. Però Marco sta cercando di sviare l'altra domanda. Arca miseria! È quella più difficile e ostica. Perché sotto l'euro io ho poche cose, diciamo. Però... Sì. Ma ti dirò che, guarda, mi hanno anche salvato le chiappe, se posso dirlo, diverse volte, le vaschette di miele.
Ah, quelle che trovi negli hotel. Che tra l'altro costano meno di un euro perché io proprio le trovo nell'hotel, capito? E quindi non costano un euro? Ma in realtà sono nella camera dove io dormo e dove ho pagato, magari, o nell'ostello, perché io dormo ostelli, B&B, alberghi, dipende cosa trovo. Io parto di solito dagli ostelli. Poi se non trovo la piramide, esatto, esattamente, funziona così. E quindi quelle te le tieni di scorta? Le tengo davanti nel mio marsupietto e quando sono un po' giù, diciamo che me le bevo. Questa è ottima. Questa direi che me la posso giocare bene, vero? Direi che si è giocata bene. Perfetto. Marco, come avete visto, insomma, Marco ne ha da raccontare e sa raccontare, come ti ho già detto prima, il fatto che guardi la telecamera a me cioè, mi commuove quasi. Sì, perché... guarda un po' te, un po' lì, perché dai, devo capire un pochino. È bravissimo, ragazzi, seguitelo su YouTube, seguitelo su tutti i suoi social, perché... Ehi, lo starei chiudendo, vero? Sì. Ho tre ringraziamenti. Hai ragione, ma poi... guarda questo ragazzo qui. Allora, tre ringraziamenti. Vai. Il primo sicuramente va alla Protezione Civile, perché comunque quando ho esposto a loro il mio progetto mi hanno veramente aperto quello che si poteva aprire, insomma, il cuore, la casa, tutto. In particolare nella persona di Fabio Scarpellini, che è il presidente della mia sezione di Bella Regia Marina, il gruppo di sommozzatori Gigi Tagliani, che saluto e ringrazio per il supporto che ogni giorno mi danno, insomma. Il secondo ringraziamento è per il mio comune, in particolare per il sindaco e il vice sindaco, perché mi hanno dato anche il patrocinio per questa mia avventura e per me è stato un riconoscimento molto importante. La bici con lo stemma. Sì, anche perché porto in giro i colori di Bella Regia Marina ogni volta che entro in un paese, insomma, quindi mi presento come ciao, sono Marco di Bella Regia Marina. Quindi a me fa piacere, insomma, perché insomma sostengo il mio territorio, insomma. E il terzo ringraziamento invece per le persone che da casa mi danno la carica, la forza, cioè mi seguono anche con un mi piace, anche con un commento, anche con una condivisione, però più spesso anche con una telefonata, un messaggio, un vocale, e questo a me fa una compagnia enorme e mi fa capire che non sono solo, cioè io sono la mia bicicletta. Io sono con la Vale, la mia bicicletta, però non siamo solo io e lei, cioè c'è tanta gente che quando magari sono in difficoltà, come mi è capitato, nelle rotture, nelle difficoltà che ho avuto, se vedete il mio canale le vedete, insomma, le scoprite, avere loro dietro che so che fanno il tifo per me ha un valore assolutamente enorme. No, assolutamente, è come dico spesso io, quando siete... voi in viaggio vi piace che qualcuno vi saluta, perché è una persona sconosciuta che... ti saluto e ti dà sempre una carica enorme, quindi invito sempre, quando vedete viaggiatori di qualsiasi tipo in bicicletta, zaino in spalla, fate loro un saluto, perché vi date un incoraggiamento assurdo, e se potete appunto sostenerli via social, se non vi è possibile vederli dal vivo, appunto un piccolo incoraggiamento fa veramente tanto, e si crea un circolo virtuoso molto bello. E chiudo con una curiosità, se posso. E probabilmente in Italia la cargo bike è un fenomeno abbastanza ridotto, tu magari sai, ancora sì, ancora esatto, sì. Esatto, testimonial. E mi capita spessissimo che le persone si rivolgano a me in inglese, subito, perché pensano che io non sia assolutamente italiano. Anche se c'è la faccia italiana, ma sì, vabbè, che poi viaggio, spagnola, però. Sì, però io viaggio col casco, gli occhiali, capito? Quindi magari si può non vedere, insomma, nemmeno il logo di Bella Regia Marina, insomma, non subito. Però molte volte mi arrivano, hey, hello, where you come from? E io, I'm from Bella Regia Marina. Beach. Ecco, no, quindi anche l'italiano può viaggiare un po' strano, insomma. No, certo, come ti dicevo all'inizio, io appunto non ho la presunzione di aver visto tutti i metodi di viaggio, però un viaggiatore come il tuo, con la tua cargo bike, mai vista. La cosa bella appunto di girare con una bici così è che tutta la gente quando ti fermi o quando passi ti nota, e questo è molto funzionale alla mia causa. Cioè voglio essere visto da più persone possibili, perché voglio che le persone appunto notino questa iniziativa. Allora aspetta di arrivare nel sud Italia, perché giuro che ti fermano. Davvero? Qualsiasi... Io mi fermavano tutti ed era bellissimo. Con buone maniere, cioè con buone intenzioni. Intendo. Assolutamente. Ok, ok, speriamo. Quindi dai, tu preparati a metterti anche i cartelloni che dicono che stai arrivando. Farai la fila. Va bene Marco, noi invece faremo la fila per seguire la tua avventura, e niente, quindi ci rivediamo sempre sui social. Grazie per essere passato a Milano. Grazie a te per avermi ospitato. Figurati. Carbonara, limoncello e birra, lo steso questo. Ti lascio una recensione stasera, c'è il modo di farlo? Sì, dopo lo fai sul muro. Ok. Dai Marco, in bocca al lupo. Ti ringrazio, grazie ragazzi, ci vediamo per le strade. Ciao.